Ecco la lista degli ospiti presenti alla 65esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo l'annuncio tanto atteso delle due presentatrici Emma e Darisa, che affiancheranno Carlo Conti nella conduzione della manifestazione Canora, l'attenzione si è spostata tutta sui nomi che parteciperanno come ospiti. Tra gli ospiti nazionali ed internazionali, il compito di aprire la prima serata spetterà al grande Tiziano Ferro, in vetta alle classifiche da quasi 10 settimane con la raccolta The Best of Tiziano Ferro, che ripropone i suoi più grandi successi oltre a 16 brani inediti. Non mancherà nemmeno il rock sul palco dell'Ariston, con la presenza degli Imagine Dragons, la band statunitense che ha ottenuto un enorme successo nel 2014 con il brano Warriors, colonna sonora del torneo mondiale di League of Legends, il videogioco online più amato al mondo. Reduci dalla grande avventura in Russia, ritornerà dopo tantissimi anni la coppia musicale tanto amata dal pubblico italiano. Stiamo parlando di Albano e Romina Power, che riproporrà alcuni dei suoi più grandi successi. Non mancano invece polemiche per la presenza di Conchita Wurst, che nel 2014 a Copenaghen ha vinto l'Eurovision Song Contest come rappresentante dell'Austria. Il risultato di questa vittoria, dichiarò il vice premier russo, ha mostrato ai sostenitori dell'integrazione europea il loro futuro europeo, una donna barbuta. È di pochi giorni invece la notizia della presenza di Biagio Antonacci, reduce dall'enorme successo discografico del 2014. Il suo album, L'amore comporta, infatti è stato il quinto più venduto in tutto l'anno. Lo stesso Carlo Conti ha dichiarato: «Sono molto contento di avere sul palco un amico di vecchia data come Biagio, che è stato tra i miei primi ospiti quando lavoravo nelle radio fiorentine. Da allora le nostre carriere sono cresciute in modo parallelo. È la sua prima volta al festival da super ospite». Appena lanciato il suo ultimo singolo L'immensità, l'altra ospite che cavalcherà il palco dell'Ariston. E non può che essere lei, Gianna Nannini, che saprà regalare momenti di grande spettacolo proponendo al grande pubblico le sue cover di maggior successo in chiave rock. Ed Sheeran è invece il nuovo idolo dei teenager ed ha soli 23 anni. Al Festival di Sanremo con la sua chitarra saprà certamente rapire il pubblico dell'Ariston. È conosciuto nel nostro paese per il brano The Fade Outline, uno dei più noti produttori di musica elettronica e house francese, The Avenir, che Carlo Conti ha voluto come ospite del suo festival. In molti hanno già avuto modo di vederli con un'esibizione sorprendente come ospiti del talent show X Factor. Stiamo parlando di St. Motel, la band di Los Angeles che ha letteralmente conquistato l'Italia. Dopo Sanremo sono previste 4 date del loro tour nel nostro paese nel mese di marzo. Tra gli altri ospiti che si susseguiranno nelle 5 serate ricordiamo Charlize Theron, Scarlett Johansson, Antonio Conte e Vincenzo Nibali.